Buona vista a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo appuntamento qui su Yo-Kai Watch 2 Polpanime. Siamo ancora una volta qui nella Via del Mistero. Se vi siete persi lo scorso episodio dove siamo entrati, dove abbiamo avuto la chiave per l'accesso a questa via, mi raccomando andate a recuperare appunto lo scorso episodio, perché abbiamo scoperto appunto come entrare, ci sono anche più modi e un po' anche i primi nostri avversari. Adesso qua per esempio ci sono anche gli spettrali che possiamo sconfiggere, però so bene che c'è un boss finale ed è questo il nostro obiettivo del giorno. L'obiettivo del giorno vostro è di lasciare tanti bei pollici in su per supportare ancora una volta questa serie in attesa di Yo-Kai Watch 2 Psicospettri, che uscirà a brevissimo, e quindi io mi devo gasare rigiocando a Yo-Kai Watch 2. Mi raccomando, iscrivetevi anche al canale se non l'avete fatto, e noi ci buttiamo così come mi si è buttata la mia parlantina poco fa. Ok, strada sul retro, però siamo nella Via del Mistero. Nello scorso episodio abbiamo già imparato che questa Via del Mistero è la cosa più strana del mondo, e quindi non mi devo stupire di niente, perché rispuntiamo praticamente nelle zone che abbiamo già conosciuto durante il gioco normale, solo con una luce un po' diversa. Lui non so se l'abbiamo già sfidato o meno, ma per adesso io direi di andare avanti. Ok ragazzi, c'eravamo proprio quasi, cioè è stato... va bene, ce l'abbiamo fatta. No, non mi voglio assolutamente teletrasportare. Poi vediamo se col Traspec ci si può teletrasportare direttamente qui, anche se non penso. Ma che se la ride? Ok, lui è un boss che già abbiamo conosciuto nella sua versione dorata. Voglio scoprire il nome. Ragazzi, siamo pronti? Io non so se sono pronto, ma perché ho anche degli yokai che mi servivano in realtà per una cosa diversa, ovvero per curare anche, no, soprattutto fare amicizia con altri yokai. Con lui sarà un po' difficile fare amicizia, quindi mi raccomando, tanto supporto, supportatemi con tanti pollicini in su e sfidiamo questo bestione. Vai, ed è un sacco che non faccio una boss battle. Do Rosso vuole combattere. Namo, via. Grande effetto, perfetto. Grande effetto, perfetto. Let's go, combattiamo. Allora, combattiamo subito colpendo il suo punto debole. Lui non si deve impigrire. Ok, potrei fare il suo Energimax. Oddio, il corvo gli ha dato una monetina e lui adesso farà qualcosa. E rompono delle fiamme con la moneta rossa. Ok, sul sergente quadro. Vittoria. E andiamo ad aumentare l'attacco di tutti. Tutte quante le statistiche, non solamente l'attacco. Buh! Ok, ti abbiamo già dato la fasciatura, mi sa. Ok, vai, andiamo. Vai Shogunian, vai anche tu Onblu. Quanto danno gli facciamo? Che fa? Il corvetto gli ha dato un'altra moneta. Che è questo? Gli alleati diventano deboli? Ops, ecco che cos'è che fa. Sembrava troppo facile prima. E invece. Uno. Purifica. Due. Dai, 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 dai. Ora mi attacca anche loro. Purifica. Vediamo che cosa fa loro. Una bomba. Dorosso ha subito danni. Lui stesso. Si fa male pure lui. Ok, possiamo attaccarlo allora. Vai. Attaccatelo. Attaccatelo, fategli tanto danno. Presto. Mamma mia quanto danno. Mamma mia, Shogunian lo devasta. Ah. Oddio, Shogunian, lo stai uccidendo un attimo, non... No. Ci sono andati un po' troppo pesanti, ma leggermente. Leggermente troppo pesanti. Ok, abbiamo vinto, adesso vediamo, scopriamo che cosa succede in questa via misteriosa, visto che abbiamo vinto anche abbastanza facilmente, devo dire. Forse uno... di quel boss che si possono affrontare anche prima. Io ho una squadra che è quasi tutta quella che ha sconfitto Gattiva, quindi moneta misteriosa. Io andrei a farla subito. Vediamo adesso che cosa succede. Cos'è, un'altra slot Kai? Ok, la voglio provare subito. Oddio, proviamo questa slot Kai. Ho solamente questa moneta. Proviamo a usarla. Usiamo una moneta misteriosa. Vai. Uno. Due. Tre. Sfera rossa. Hai ottenuto Kapunkai. Non credo di averlo.
Ce l'hai fatta! Grazie mille per avermi liberato, giovane. Amici? Kapunkai. Kapunkai! No, non rinominiamo Kapunkai. I dati di Kapunkai sono stati aggiunti al medaglium. Perfetto. Ma posso utilizzare qualsiasi moneta qui in questa slot Kai oppure solamente quella? In teoria penso tutte, perché anche se non ne ho, perché altrimenti non mi faceva scegliere niente qua. Wow, forse qui le posso utilizzare quante ne voglio senza il blocco che hanno quelle standard, quelle classiche. Via del mistero parte finale. Qua dietro non c'è niente, ma guardate là dietro lo sfondo che carino. È davvero figo. Comunque, allora direi un attimo di... Guardate che c'è anche... Cos'è? Un divieto di... Non so cosa. Ok. Vuoi trasportarti alla casa deserta? Vediamo che cosa succede a questa via misteriosa. Vediamo se si può tornare direttamente con il Traspec qui nella parte finale. Vediamo un po' di cose. Ok, eccoci qua. Qua sembra che non sia successo niente. Ok, lui è solamente di ritorno, insomma. Non succede veramente niente. Signor misterioso? Com'è? So che sembra sia qui per una buona ragione, ma di nuovo, non c'è motivo per pensarlo. Mi stai dicendo che non succede niente? E se rientro? C'è di nuovo la via del mistero. Dove possiamo fare catture, dove possiamo... Voglio vedere se sono più forti di prima, magari sconfiggendo il boss aumentano di livello. Benché Adelmo, che prima non c'era... Prima non c'era Adelmo. Anche se praticamente li abbiamo devastati con un sol colpo. No, guarda, con la furia guerriera tu lo uccidi praticamente. Cibo cinese, oggetti. Oddio, non me lo ricorderò mai qual è il cibo cinese. Gamberetti piccanti. Forse. Oppure no, il curry no. Forse gamberetti piccanti potrebbe essere il cibo cinese. Non ne ho idea. Non me lo ricordo, devo fare un bel ripasso prima di psicospettri. Provo. Così, a caso. Vai. Yeah. Molto bene. Perfetto, anche con l'incanto. Vai. Punzecchia. Dov'è? Il cuore. Voglio anche Benkei. Dov'è? Perfetto, vai. Ok. Voglio Benkei. Vediamo se spunta anche la sfera, quella extra. Potere floreale. Batti cuore. È primavera. Ma le sfere non spuntano mai? Ho delle difficoltà lui. Giustamente, se ha delle difficoltà lo deve dire, se è nel fior. Sfera! Sfera misteriosa! Sfera bonus! Non vuole uscire. Tutti quanti con le mani su. Diamo l'energia alla sfera misteriosa. No, niente. Pam pam. Ok. Vediamo se abbiamo fatto comunque amicizia. Mai nella vita. Trofeo ottenuto. Trofeo ottenuto, non lo so. Ok ragazzi, allora a questo punto voglio di nuovo uscire, ovviamente, perché l'abbiamo già fatto. Però da qua non posso più uscire perché sono rimasto bloccato. Aiuto. Comunque ci vediamo fuori dalla via misteriosa, la via del mistero, quello che è, per andare a scoprire insieme quali sono le caratteristiche del nostro nuovo amico che abbiamo ottenuto dalla nuova slot Kai. Quindi ci vediamo fra pochissimo. Oh ragazzi, ogni volta che si torna qua o mi sono perso questa strada, oppure ogni volta che si torna nella via del mistero ci sono oggetti nuovi. Non lo so in realtà, però credo che sia la seconda. Ok ragazzi, eccoci di nuovo qua. Sono tornato nella casa deserta, al primo Traspec che ho trovato, subito teletrasportati qui. Scambio yokai, andiamo a vedere insieme le caratteristiche del nostro nuovo amico e poi ci salutiamo, perché per questo episodio è tutto. Vabbè, ho catturato un Iluguro così a caso. Eccolo qua, Kapunkai, rango A, livello 1 ovviamente, è raro. Personalità, vabbè, golf e solidale, dote ultima difesa, conserva un punto vita dopo un attacco mortale. Questa è già un'ottima cosa, è davvero un'ottima cosa. Andiamo a vedere altro, attacco spacca testa 130, Martin Garrix, si vola, fiammata tecnica 50, colpo possente 260 e gioia Kabuki, inietta l'anima del Kabuki nell'alleato per incrementare la forza.
È un audace, ragazzi. Questo yokai, adesso mi informerò, però se ha anche un'evoluzione. Sembra fortissimo. Insomma, è davvero forte. Guardate l'attacco, spacca testa 130. Guardate ad esempio un qualsiasi altro attacco, anche Onblu 41x3, vabbè, 412 e 120 e qualcosa. Quindi è anche più di Onblu, pazzesco. Comunque, per gli altri, vediamo ad esempio Shogunan. Pure siamo lì, vediamo rispetto a Mastic 88 ed è di livello 2 l'attacco 88 morso dilaniante di Mastic. Questo per farvi capire quanto è forte questo Kapunkai. Ragazzi, non me l'aspettavo. Quindi mi raccomando, tanti bei pollicioni in su per questo Kapunkai e per questo episodio in attesa dell'uscita di Yokai Watch Psycho Spettri. Mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi anche al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanella sociale in descrizione e commenti, hashtag DDG, rispondete alla domanda del giorno. Ci vediamo con i prossimi video su Yokai Watch. Un saluto a tutti quanti, alla prossima. Ciao ragazzi!